Prima di iniziare con i video, ragazzuoli, volevo dire due cose, perché sicuramente questa è una delle partite più affascinanti come clima e più toccanti per l'episodio, insomma, che è successo, perché appunto ho un legame con questa persona, conosco questa persona e vedere Mimmo a terra. Piangere per ciò che è successo, essere piegato giù a terra, insomma, è qualcosa che veramente mi ha devastato un sacco, che mi ha buttato giù un sacco in quel momento, me, Tati che era lì con me, il fratello di Mimmo che era lì con me, e quindi è qualcosa che veramente mi ha toccato tantissimo, cioè ve lo assicuro veramente tantissimo, e volevo spendere due parole perché non sono gli episodi, per quanto possano essere pesanti, tra virgolette, che vanno a cambiare quello che sei, Mimmo. Questo è un messaggio proprio per te. Il grande campione che sei, il grande papà che sei, la grandissima persona appunto che sei. Ma questo lo so io, come lo sanno tutte le persone, insomma, che hai intorno, tifosi e non. Del tuo Genoa, perché è il tuo Genoa, perché se sei il capitano e il perno di questa squadra, un motivo c'è. E quindi stai tranquillo che assolutamente non è successo niente. È un momento, è un episodio. Oggi è un altro giorno, domani lo sarà un altro. E niente, ti mando un grandissimo abbraccio. Sotto il video, ragazzi, veramente voglio leggere tanti bei commenti. Perché è giusto star vicino intorno, insomma, a qualcuno che ha un momento, no, o comunque che a cui capita, insomma, qualcosa di storto, tra virgolette. Quindi ti mandiamo tutti un grandissimo abbraccio, Mimmo, e niente, ragazzi, buona visione. Ditemi qui sotto nei commenti quale partita andare a vedere. 4:57 ragazzuoli da Ravenna. Sto partendo per andare. Beh, avete già visto il titolo della miniatura, quindi ormai ve lo posso anche dire. A Genova parte la missione della lanterna. Genova, ragazzuoli, guardate i VIP. Che grande, Tati. Sono arrivato. Eccolo qua, anzi, eccoli qua. Forza Ciao, ragazzuoli. Genova. Tutti a posto, a posto? Genova. Vabbè. Io non dico niente, adesso vediamo. Mi taxi, ragazzuoli. Eccoci qua. Adesso andremo a casa, forse del genuano, più genuano di Genova, probabilmente, ma lo scoprirete subito. Ok, ragazzuoli, sono arrivato e guardate dove sono. Da Mimmo! Ciao, Mimmo, tutto a Ciao, posto? bene. So che Ah. domani vieni allo stadio, Per me? ti regalo questa, la devi Ah. indossare e stai dal lato giusto, mi raccomando. Bisogna portare bene, Mimmo. Dai. Onorerò la maglia allora. Dai, home. Forza! Ok, ragazzuoli, la maglietta l'abbiamo presa. Ci è stato affidato un compito importante che dovremo cercare appunto di portare a termine. E adesso, Andrea, dove ci stai portando? A Bocca d'Asse. Che sarebbe? È, diciamo, dove c'è la bandiera del Genoa sugli scogli, la zona un po' più di mare. Ok, quindi comunque è una cosa molto tipica, Esatto, cioè dei da tifosi, genuano. da genuano. Da genuano vero. E allora da visitare per forza. Guardate il mare, ragazzi, che spettacolo! Non lo si trova spesso, ma là ci sono i miei compagni. E continua il nostro tour. Ed eccoci qua, ragazzuoli. Siamo arrivati lì. Come state vedendo, c'è la bandiera del Genoa che sventola. La gente prende già il sole, mica come noi qua oggi andiamo a vedere la partita. Andiamo a fare un giro in barca, dai. Andiamo a fare un giro in barca, Dati? Andiamo. Chiediamo al tipo? Comunque, ragazzi, lì dove state vedendo quel cosino di metallo, praticamente prima c'era la bandiera della Sampdoria, cioè prima in realtà significa tipo tantissimi anni fa. E mi è stato detto che praticamente questa non usanza, non so come chiamarla, insomma, della bandiera appunto del Genoa lì, è una cosa che va avanti da più di 50 anni, anzi quest'anno festeggiano proprio i 50 anni della bandiera ed è partito tutto da una premiazione
che veniva fatta insomma anni fa da un club di Bocca d'Asse, e praticamente gli veniva consegnato al miglior giocatore della stagione del Genoa uno scoglio d'oro, ok, fatto come appunto lo scoglio che stiamo vedendo adesso. E quindi poi di lì è partita ed è continuata col tempo insomma questa cosa della bandiera. Prima c'era anche quella della Sampdoria, poi per colpa di una mareggiata sono andate via tutte e due, quella del Genoa l'hanno continuata a rimettere, insomma, e quella della Samp invece, che dovrebbe essere lì, esatto, non l'hanno più messa. Ragazzuoli, siamo in macchina che stiamo andando a casa di Andrea. Comunque guardate là, cameraman Tati, zoom pure là, cosa vedi là Tati? Quella è la famosa lanterna, ed è per questo appunto che si chiama ovviamente Derby della Lanterna. Che grande Tati, che grande. E adesso ragazzuoli, siamo cambiati, stiamo andando a mangiare. Dove stiamo andando a mangiare, Andrea? Osteria da Gigino. Che sarebbe? È diciamo l'osteria, quella più con le cose del Genoa, dove vanno tutti i calciatori a mangiare. Più tipica dei tifosi, esatto. Diciamo. Tutto stile Genoa. Esatto, anche i piatti. Vabbè. A nome dei calciatori, è proprio da Genoa. Quello che cerchiamo noi. Esatto, da Genoa Novera. Perfetto. Eccoci arrivati, ragazzuoli, osteria Gigino, qui dove mangeremo tutto e Olli. Genuano. Eccoci qua ragazzuoli. Comunque era lui che è venuto l'altra volta, eh? Wow, guardate qua ragazzi. Eccoci qua. Che spettacolo. Vedi, tu hai detto Mimmo? Che dice? Perin. Quello Tati è un volto familiare. Perin perché è un volto familiare Tati? Però anche perché ricordiamo che c'è sempre il capitano. C'è sempre il capitano. Comunque, grazie Mimmo. Beh Mimmo, lasciamo il conto a tuo nome comunque. Troppo gentile. Grazie. Grazie Mimmo. Oh, guarda Tati. Guarda qua. C'è Milito. Questo è Milito nel suo prime. Prima del triplete. Prima del triplete, esatto. Spettacolo. Arrivati i primi ragazzi, questi sono i ravioli del principe. Quel principe? Beh, c'è solo un principe. È lui? È lui? È lui? Ah no, aspetta. È qua. Eccolo qua. No, ragazzi. L'ha fatti lui, ragazzi. Eccolo qua, i ravioli del principe ce li ha fatti lui, mentre questi sono i ravioli al tocco. Ravioli al tocco. Ecco, quindi Tati, è il momento. Ti do un tocco, giusto? Un tocco. No, no, è il momento di darsi da fare. Forza. Vai Tati. Sì. Principe per la sinistra. Vai Tati, assaggia il principe. Allora prima questo, poi il principe. Prima il tocco. Il tocco di Tati. Piace Tati? Tanta roba, ragazzi. Era difficile il contrario. E poi il ravioli del principe. Principe. È lui. Quale ti piace di più dei due? Vabbè, sincero, tanto i gusti sono i tuoi, cioè. No, in realtà se ne assaggi prima uno e poi mangi l'altro è perfetta. La combo è perfetta. Quindi prima il tocco e poi il principe. Sì. Allora, ragazzi, prima il tocco, come ha detto Tati. Tocco a sapore forte, buono. Quello lì è un fungo, il tocco viene fatto cuocere 5-6 ore, fuoco sempre tutto lento, eh. Questo è più delicato, cioè. Sì. Buono, buono. Prossima portata, ragazzuoli. Qui abbiamo gli gnocchi di patate al pesto. Tati, qua cosa abbiamo invece? Tagliarini di Castelmagno tartufato. Sei pronto? Secondo round? Beh, assaggio. Vai, intanto impiattiamo, Tati, poi assaggiamo. Vai, Tati. Allora? Lo gnocco al pesto, al pesto, non un pesto, il pesto. Questo è il pesto. Anche se io non me lo faccio per il pesto, questo è buonissimo. Vediamo un po', adesso già, ragazzi, che sarà buono, però. Lo so, mangio. Veramente, veramente buono, ragazzi. Questo stiamo preparando al meglio per il derby. Andrea, è il tuo turno. Assaggiamo. Vai, fammi sognare Andrea. Ma qua che le facciamo fare queste clip? Tanto è tutto buono, porca miseria. Bastante. Ma veramente raga, cioè, assaggiamo. Tanto il risultato finale lo so già. Il pesto è stato ucciso. Adesso senti il tartufo come si sente forte. Madonna, spettacolo. Questo ragazzi, cioè, quindi c'è una sola dieta. Dove sono i tuoi? Hai già fatti fuori tutti? Testa bassa e lavorare. Bravo Tati. Quando è buono ci sta zitti. E infatti finito, infatti non c'è più niente ragazzi. Ragazzuoli, siamo arrivati vicino allo stadio e qua iniziano ad esserci le prime persone. Beh, là c'è la polizia, quelli sono ovviamente i genoani, la tifosi Samp, un po' di tutto. Tatino, cercato, ecco, no, questo lo tagliamo, ok, let's go. Ecco qua Marassi, ragazzuoli, siamo dal lato del Genoa, la nord, lì c'è la famosa scalinata. Andrea, dimmi qualcosa su questa scalinata. Non c'è molto da dire, diciamo che c'è veramente da tanto. È il ritrovo tantissimo. Comunque dei... Sì, esatto, qua ci sono principalmente gli ultra, tutti gli ultra del Genoa, okay. Dove vengono a bere, a mangiare prima della partita. A caricarsi. A caricarsi.
infatti come possiamo sentire hanno già iniziato. Okay. E questo è un sedicesimo di tutti gli ultra del Genoa. Sì, allora vediamo un po'. Ragazzuoli, sta arrivando il pullman, è la Samp, è scritto lì bello in grande, Unione Calcio Sampdoria. Eccolo che arriva in qua. Un momento pieno di tifosi della Samp. Tutti qui intorno. Eccolo qua. Adesso ovviamente sta entrando. Eccolo qua ragazzuoli, il pullman del Genoa invece. È arrivato, sono tanti doriani, tanti fischi. Oggi ci sono io, non vi preoccupate. Pullman del Genoa. Hanno fatto l'ingresso. Adesso ragazzuoli è il momento. Vabbè, tanti non mi caga, che anche noi facciamo i nostri ingressi. Ci siamo ragazzuoli, appena passati i tornelli. Ingresso dello stadio di qua. Let's go! Eccoci qua ragazzuoli, siamo arrivati, siamo dentro, stadio e lì tutta la curva della Samp. Comunque ragazzuoli, atmosfera veramente top. Infatti abbiamo una grossa responsabilità perché ci manda Mimmo. Mimmo, io voglio che tu entri e segni. Allora Mimmo, se fai gol, ci lanci la maglietta. Mimmo, se fai gol, facciamo i basei di campo. Sì, che cazzo. No, no, fino a lì no. Però dai, speriamo bene. Sono entrati i portieri ragazzi alla curva. E là il Genoa che fischia. Entrati anche i portieri del Genoa ragazzi. E lo stadio è tutto un fischio. Mamma mia ragazzi. Entrati. La signora là che si arrabbia. Vabbè. Ecco il Genoa ragazzi con lo striscione che viene giù. Piano piano che si apre. Un grande cuore così. Entrato il Genoa ragazzi. Fischi ovviamente. E poi Setatino, che uomo ragazzi, guardatelo. È entrata anche la Sampdoria, vabbè tutti in piedi ragazzuoli. Stanno presentando le formazioni del Genoa ragazzuoli. Qui è tutto pronto Marassi per iniziare. Non si riesce nemmeno a sentire i nomi e sta facendo lo speaker ragazzi. Infatti non credo se gioca Ricci o no. Adesso ragazzi annunciano i giocatori della Genoa. Eccoli là, che ovviamente dalla curva del Genoa. Spettacolo ragazzi, che spettacolo. Inno della Sampdoria ragazzi, grazie signore per aver messo la sciarpa qui davanti. Fischi comunque qui, tutte sciarpe ragazzi, sono circondato da tifosi della Samp e lui mangia le caramelle, bravo Tati. Anche la coreografia della Samp ragazzuoli, quindi commentate, è più bello questo o preferite quello del Genoa? Adesso in campo dei giocatori ragazzi, adesso proprio adesso ragazzi, allora ho visto andare di San Siro, però veramente raga, una tantissima atmosfera, veramente bello. Speriamo appunto prossimo derby Lazio Roma o Roma Lazio. Oh, ce n'è un'altra! Era una sorpresa! Ce n'era un'altra sotto, ragazzi! Mollate questa lunga e dai! Leggenda è rossa e blu! Ah no, è rossa e blu, ok, scusate! Eccolo! Olè! Let's go! Bello, bravi, 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 bravi! Merda! Bellissimo, ragazzi! Allora, io amo questa atmosfera, peccato che allo stadio non fanno entrare manco una bandiera a momenti. Grazie, bellissimo, bellissimo. Maresca fischietti in bocca, palla alla Samp e si comincia. Se stiamo
siamo seduti, ragazzi, siamo tutti in piedi. Tutti della stampa. Meglio se siamo seduti. Curva della Samp ovviamente impazzita, ragazzi, dopo il gol 1-0 si continua. Tutte le azioni più pericolose partono sempre da Candreva. Pensavo fosse dentro. Fine primo tempo, ragazzi. Azioni un po' da entrambe le parti, sembra che la Sampdoria sia un po' più concreta dal punto di vista, vabbè, a parte che ha fatto gol, ma proprio dei fatti. E vediamo il secondo tempo, ragazzi. Tanto crescita, ragazzi, vediamo un po' ricordiamo se cambierà la partita. La fascia. Esatto, gli hanno ridato la fascia da capitano e vediamo come cambia la partita con Mimmo in campo, ragazzi. Cambia, cambia. Forza Mimmo. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Secondo tempo che inizia adesso. Curve sempre caldissime, ragazzi, anche quella della Samp, chiaramente. Mimmo! No! Che miseria, se l'ho creduto! Oh, ricordo un gol da lì contro la Lazio. Ma che piedi hanno? Sono meglio io sto piedi. Continuando a lanciare fumogeno in campo, la curva del Genoa, ragazzi. Destro! Oh, c'è il VAR! C'è un VAR! C'è il verso destro! Verso destro, ragazzi, sulla selezione! Ti fa male! VAR! C'è il VAR! Speriamo, speriamo! VAR su colpo di testa. Cosa? Fallo di mano su colpo di testa di destro. Di destro. VAR! VAR? No, non è indicato. Calcio di rigore! C'è! Calcio di rigore, ragazzi. Mimmo ha il pallone in mano. Mimmo su dischetto. Mimmo, ti prego, dai, Mimmo. Sempre così. Mimmo. Mimmo. E dopo la partita siamo tornati a casa, io sono tornato a Milano, insomma, Tati a Torino. E senza tornare su quello che è successo, volevo dirvi che questa esperienza qui a Genova, questo derby, è stato veramente qualcosa di clamoroso, perché è stato bellissimo. Una partita, ragazzi, che quando sei lì dentro la senti come viene percepita. Sono stato anche al derby di Milano a vedere Inter Milan, insomma, un paio di settimane fa. Però vi assicuro che non so se fosse perché eravamo tutti più vicini, uno stadio più compatto rispetto a San Siro o altro, ma veramente, ragazzi, c'è un'atmosfera incredibile, un'atmosfera veramente incredibile, tifosi veramente incredibili. Quindi ringrazio comunque tutti per questa esperienza, per questa bellissima partita. Commentate qui sotto con quella che sarà la partita della prossima giornata, insomma, che vorreste che andassi a vedere. E niente, ragazzuoli, ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.